Il Consiglio regionale approva all'unanimità la dichiarazione di incompatibilità per i consiglieri regionali Vandaferro e Francesco Cannizzaro, eletti in Parlamento lo scorso 4 marzo. La proposta è arrivata in aula dopo l'approvazione da parte della Giunta per le elezioni. I due avranno 10 giorni di tempo per dimettersi dalla notifica del provvedimento, altrimenti decadranno automaticamente. Cannizzaro, presente a Palazzo Campanella, ha assicurato che rassegnerà nei prossimi giorni le proprie dimissioni. Ho atteso questo momento per comunicare ufficialmente e annunciare che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, formalizzerò quelle che sono le dimissioni da consigliere regionale della Calabria, e l'ho fatto e ho atteso questo momento proprio per uno stato di precarietà che si è oramai insomma registrato nel panorama politico nazionale. Vandaferro, invece assente, ha affidato a Fausto Orso Marzo la stessa rassicurazione. Niente da fare invece per Carlo Guccione, che voleva inserire all'ordine del giorno la discussione su Calabria Verde. Il presidente Irto, applicando il regolamento, ha rinviato tutto alla prossima conferenza dei capigruppo. Dal 2013 ad oggi quell'azienda non ha messo in campo tutte le grandi potenzialità economiche, di sviluppo, e quindi necessita di un rilancio che oggettivamente deve essere intrecciato alle vicende attuali giudiziarie. Ho ribadito che un consiglio, il presidente della regione, deve venire con un'informativa e anche sulle sue determinazioni rispetto a questa vicenda. Riccardo Tripepi per la CNews 24.